Le panche della chiesa di Sant'Angelo, vicino alla casa milanese dove si è spenta 3 giorni fa a 90 anni, non bastano per i tanti che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Mariuccia Mandelli, crizia nel mondo dell'alta moda italiana, che lei con le sue creazioni ha contribuito a far fiorire. Una ragazza prega perché si risvegli in mezzo a quei colori che tanto amava. Nelle prime file gli amici di sempre, quelli che con lei erano a Milano nella culla del Made in Italy. Rosita Missoni e il presidente onorario della moda, Mario Boselli, che ricorda la sua innovatività. Oltre che nella moda, nelle fogge, anche per esempio nei materiali. Io lo so bene perché, essendo suo fornitore, ero stimolato a creare cose nuove. Gli amici parlano di una donna forte e indipendente, grandi slanci e grandi arrabbiature. Una donna, e non era così frequente in quegli anni, a capo di una grande società. La Maison lo scorso anno è stata ceduta a un gruppo cinese, Crizia non voleva che si spegnesse con lei. Originaria di Bergamo, aveva iniziato come maestra elementare, ma la passione per il taglio e il disegno l'aveva portata già alla fine degli anni 50 a presentare la sua prima collezione da esordiente con gli abiti frutta. L'amore per i colori, per le linee semplici e geometriche, le fanno avere grandi riconoscimenti negli anni 60. I 70 sono quelli dei rivoluzionari hot pants, le innovazioni di Crazy Crizia. Al suo fianco sempre il marito, Aldo Pinto, sposato nel 1971, e la nipote, Carolina Rosi, figlia del regista Francesco, legatissima a lei che non aveva avuto figli. Questa zia magica che riusciva, come posso dire, a colorare di cose che nessun altro era riuscito a fare. Una donna tenace, una donna che pensava sempre di aver ragione, anche con un caratteraccissimo. Milano, la città tanto amata, ma anche quella dove negli anni 90 è finita fra gli indagati di Mani Pulite per una vicenda di mazzette da cui è stata assolta con formula piena. Il comune le ha dato la medaglia d'oro nel 1983 e lunedì il sindaco Giuliano Pisapia l'ha ricordata alla cerimonia degli Ambrogini d'oro. Questa mattina è venuto a porgerle il saluto della città. Presente ogni volta che era possibile alle iniziative che faceva, ospitandomi nelle sue luoghi, per parlare di Milano, per parlare del futuro. Tanti giovani in chiesa per un ultimo saluto. Lei amava collaborare con menti nuove. Non sono venuti i big delle griff milanesi, i cognomi forti che sono diventati brand mondiali, quelli che con lei hanno contribuito a creare e fare grande in tutto il mondo il sistema moda italiano.